new 30, baby, you a rockstar. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, I'm better, yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby, I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty, ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abra ahí. Buonasera, puntata numero 40, proprio numero tondo tondo 40, un viaggio lunghissimo, siamo ancora in vostra compagnia e siamo qui per commentare quello che è accaduto domenica scorsa, quello che potrà accadere domenica prossima. È andata male al Teramo nel primo atto, nel primo episodio della finale contro l'Aquila, che si è imposta per 1-0, gol di Infantino a inizio ripresa, e insomma l'Aquila ha blindato in questo modo la vittoria nella finale, quindi la promozione in prima divisione. Il Teramo può credere ancora nella rimonta, saranno questi gli argomenti principali di questo nostro appuntamento. Io vado subito a presentare i nostri ospiti, sono tutti alla mia destra questa volta, partendo da colui che mi accompagna da inizio anno, ovvero Tonino Luzzi. Ciao mister. Poi ritroviamo l'altro mister, l'altro Tonino, Tonino Valbruni. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. E ritroviamo un amico di Teramo Channel, Gianfranco Semproni. Buonasera. Ciao Gianfranco e ben ritrovato negli certo studi. È molto difficile stare vicino a due mister. Vabbè, ma tu devi un po' rompere le uova nel paniere, no? Allora, aspettavamo questa sera anche l'ingegner Ernesto Martegiani, presidente del Comitato Amici del Calcio Teramano, ma ha avuto un contrattempo proprio in extremis, quindi non ci ha potuto raggiungere, quindi per questo motivo c'è una forma un po' contratta dello studio, ma insomma lo salutiamo e lo abbracciamo, il presidente che peraltro è anche molto indaffarato nell'ambito dell'organizzazione della festa del centenario, che ha visto il primo passo proprio sabato scorso con l'inaugurazione della mostra fotografica. Ovviamente scrivete in tanti, perché vogliamo sapere cosa pensate, se l'Aquila ormai ha indirizzato questa finale dalla sua parte o se il Teramo può rimetterla in piedi. Il numero per partecipare con gli sms è sempre lo stesso, 392-623-7060. Non andate via, tra poco la puntata numero 40 di Teramo Channel. Di nuovo buonasera, è la puntata numero 40 di Teramo Channel. Vi rinvito a scrivere gli sms al 392-623-7060 per fare le vostre considerazioni, per fare domande ai nostri ospiti, soprattutto su quello che sarà l'epilogo di questa finale, una finale che è già condizionata dal risultato d'andata, o appunto il Teramo può ancora dire la sua in questo doppio confronto. Intanto io vado subito ad ascoltare Tonino Luzzi per una prima analisi di questa partita, di questa prima gara che l'Aquila ha vinto per una rete a zero, gol di Infantino al settimo della ripresa, e poi chiaramente cosa ti aspetti dalla gara di ritorno. Ma partiamo dalla gara di Pianodaccio. Beh, che devo dire, che se andiamo a parlare della fine, del comandato della partita, un pareggio era più che giusto.
però se devo fare la disamina, siccome è la partita, tatticamente non basta una trasmissione. Ah. Io volevo dire che l'Aquila, secondo il mio punto di vista, ha fatto un pressing difensivo aspettando il Teramo sulla metà campo. D'altronde è una tattica che ha dimostrato appunto l'allenatore di umiltà, che ha rispettato il Teramo anche perché il pareggio andava bene lo stesso. Sì. Quindi aspettava il Teramo per poterli colpire, avendo tre giocatori davanti con gamba, come Ciotola, come l'esterno Improta e anche Infantino, che avendo tanta forza alle gambe volevano spazio, quindi sulle ripartenze potevano farci male veramente. Naturalmente noi, sì, è vero quello che dice Cappellacci, che abbiamo fatto una manovra troppo prolissa, troppo lenta. E questo perché? Perché quando si abbassano i centrocampisti verso la difesa, è chiaro che si crea spazio solo avanti per le punte nostre. Quindi ecco perché i centrocampisti abbassano, per appunto per allungare la squadra avversaria. Però dopo dobbiamo velocizzare subito da sotto, però non dalla metà campo io oltre, perché sennò poi la squadra avversaria si copre, perché loro chiudevano bene gli esterni sulle fasce e naturalmente non davano, facevano permettere i passaggi, le aperture larghe, perché sia Improta che Ciotola si abbassavano oltre la linea di metà campo. Lui dice, non era un 4-3 vero e proprio? No, era un 4-5-1. Teneva solo Infantino avanti e due esterni che poi nelle ripartenze facevano male perché sono bravi. D'altronde quella è la tattica che avrei fatto pure io, sono sincero. Perché venire a Teramo a giocare alti con un 4-3 altamente offensivo, nel senso con tre attaccanti che loro perché si sono sacrificati alla morte, sia Ciotola e sia Improta. Perché? Perché se fai il 4-3 stile Zeman o stile Galeone, va bene, insomma con le ali alte, è chiaro che la difesa si deve alzare, perché per tenersi corta è però concedere lo spazio alle spalle. E l'Aquila, sapendo di non avere dei difensori velocissimi, è normale che aspettano il Teramo. Naturalmente sulle ribattute dalle seconde palle partire di rimessa di ripartenza veloce con tre attaccanti pesanti. Questa è stata la chiave del primo tempo. Poi però c'è da dire che anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché ad esempio non abbiamo, con i difensori siamo usciti molto volte con De Fabrizio sulla fascia destra, sì, con le sovrapposizioni fatte a De Stefano, no? Sui lanci di aperture larghe di Coletti. Però praticamente la parte sinistra, la parte di Foglia, aperture non ne ho viste tante, forse più a destra che a sinistra. È e bello. Poi a sinistra Scipione stava molto lontano da Foglia e quindi non si poteva mai inserire per poter far male, però anche se lui non è mancino, però o si abbassa Foglia a dargli incontro e poi naturalmente farlo inserire, oppure povero Scipione la fa i lanci lunghi, normale, e non è facile poter servire in corsa un attaccante a palla sulla corsa, insomma un piede abbastanza delicato, ecco. Lui poi non è mancino. Poi nel secondo tempo è stato spostato a destra e naturalmente ha dato un po' di più, però anche lì abbiamo sbagliato un sacco di cross per imprecisione, per precipitazione, e quindi oppure perché ci si metteva tempo a stoppare la palla e andare al cross. Parliamoci chiari, 4-2-3-1 è la figlia del 4-4-2. La differenza è questa, che nel 4-4-2 le punte sono vicine in orizzontale, invece nel 4-2-3-1 le punte sono scaglionate, una avanti e una dietro. Sarebbe Occese e Ambrosini, mezza punta, che deve sfruttare nella terra di nessuno quello spazio. Forse era più Occese, no? Molte volte ma si sono intervallati verticalmente, però in senso orizzontale non l'hanno fatta. Ad esempio, una palla sul terzino destro nostro con la linea aperta della fascia, naturalmente non c'è stato mai un servizio su una punta venendo all'esterno. E perché questo? Perché se Cesi o Ambrosini andava sull'esterno si poteva inserire Valentini, perché con questo modulo qua deve attaccare con la mezza punta, la prima punta, poi un mediano rimorchio, Coletti in copertura o Coletti che va e Valentini copre, un terzino di fascia, quindi deve attaccare in 5 o 6 persone per scardinare una difesa del genere. Noi questo purtroppo non è che l'abbiamo fatto, perché la manovra era troppo lenta. Va bene, quindi hai dato già una infarinata, sì. Poi dopo tornerai, però diamo spazio anche agli altri ospiti. Mister Valbruni, da una lettura ancora un po' più pragmatica a quello che è successo domenica scorsa o cos'altro? Ma penso che a livello tattico Mister Luzzi ha dato delle indicazioni abbastanza dettagliate. Io dico solo una cosa: la differenza
L'Aquila a piano d'accia ha giocato come ha giocato un mese e mezzo fa, pure a né chiede. più e né meno. Pure a chiede, giocatore. Quindi ha giocato la stessa gara. La differenza penso che l'abbia fatta l'assenza di Bucchi. Perché se ben ricordiamo, nella prima gara contro l'Aquila a piano d'accio, dove in panchina c'era Pagliari, Bucchi ha fatto una prodezza Prima che palla, ha gol. bloccato il risultato. Purtroppo noi non siamo stati capaci di creare se non un paio di occasioni e sappiamo tutti che Olcese è un elemento che dà tanto, si impegna tantissimo. Però alla fine, alla fase di realizzazione manca la conclusione. Io dico che basta controllare i 9 calci d'angolo battuti dal Teramo, quindi una manovra lenta, una manovra alla fase conclusiva che non ha espresso la finalizzazione, un calcio d'angolo da parte dell'Aquila, quindi la differenza l'ha fatta l'attaccante che aveva l'Aquila Infantino. E la differenza in negativo l'ha fatta purtroppo il Teramo che aveva Bucchi non disponibile. Tutto il rispetto per gli altri attaccanti, però gli altri attaccanti, mi riferisco al Gessi, mi riferisco agli altri due attaccanti, non si combaciano con la realizzazione, la finalizzazione di Bucchi. Quindi per me, il mio giudizio, è la mancanza in una gara così importante come quella di domenica scorsa contro l'Aquila, purtroppo diciamo la bocca di fuoco è mancata. È chiaro, però Gianfranco ha detto già 2 puntate fa: non facciamoci la testa, quando si parlava del ritorno di Aprilia. Bucchi non c'è, non ci sarà, quindi si andrà in guerra, tra virgolette, con gli elementi disponibili. Gianfranco, vuoi ripartire da qui o hai altre considerazioni? Visto che No, la eri allo stadio e hai visto considerazione la dopo i due partita. mister. Che cosa vuoi dire? Hanno detto tutto bene, l'unica cosa è che i ragazzi ci hanno messo anche il cuore oltre l'ostacolo, Sì. ho visto che si sono impegnati al massimo, però l'unica cosa è che mancava questa velocità di esecuzione negli scambi, solo così potevi prendere, diciamo così, fare qualche cosa di ottimo là davanti. Però non ho mai visto le due punte attaccare lo spazio, spostarsi immediatamente da un lato all'altro, invertirsi i ruoli, cioè dovevano fare Lucasine là in mezzo e alzare, come si suol dire, la polvere. Invece aspettare tacitamente queste palle, capito, che non servono, non ho visto anche nei calci d'angolo, tipo fare un trenino, fare l'esagone tutte e tre, poi salta uno, cioè coprirsi come uomini e poi colpire di Come un po' ha testa. fatto l'Aquila in occasione del Nel gol, dove gol, sì. Rapisarda è saltato davanti a Ma è per Infantino. forza, ma questo si fa, ma Quella. cioè, non ho visto queste cose qua, non posso assolutamente, i ragazzi hanno dato, ci mancheranno, hanno onorato la maglia, hanno onorato i tifosi. La partita c'è stata, ha giocato bene l'Aquila perché ha giocato all'italiana, di rimessa gli serviva quello, ripartivano alla grande, aspettavano e ripartivano, però in queste 2 punte mi dispiace dirlo, lo dico con il cuore infranto, guarda, veramente non sono da categoria, mi dispiace, non sono da categoria, io non so chi li ha scelti, problemi suoi, perché non c'è, pure se non fai gol, ma Può essere fammi anche che un vedere quello che attaccante, fa. se non trova la via del gol, perde autostima e quindi poi Ma rende tu anche non devi meno rispetto a quello che ma attacca lo potrebbe. spazio, cerca di farti vedere. Cioè, perlomeno io ho sempre visto che i centravanti dettano il passaggio a Coletti, alla mezzala, a Pogli, a qualsiasi, quelli che sanno tenere bene la palla. Lo stesso Petrella quando è entrato purtroppo non è che ha fatto un lancio preciso perché stavano sempre là in mezzo a sto gruppo con questa difesa coriacea dell'Aquila e nessuno si riusciva a sganciare. Molto molto difficile, però mai dire mai. Si va all'Aquila, non si sa mai quello che può succedere perché il calcio, la palla è tonda, vediamo oggi, questa sera l'Under 21, quelli là è un calcio di rigore, non so come se l'hanno inventato, a 37 secondi, ma anche 10 secondi, si inventa un gol e uno dentro l'area di rigore, bellissimo, una mezza rovesciata e pareggiamo, una squadra che non ha mai mollato. Per dire che bisogna usare di più, cioè cercare, ma non che si devono scoprire, fare, capito? Cioè giocare la partita con più intensità e con molta più velocità, come dice anche lo stesso Cappellacci, non ho visto il movimento di palla come desideravo.
Allora, prima di tornare da Tonino, io due cose voglio fare. Intanto leggere il comunicato diramato oggi dalla Teramo Calcio, visto che l'abbiamo citato più di una volta, su Andrea Bucchi, perché oggi si è operato. Allora andiamo sul sito della Teramo Calcio con l'ausilio di Gilberto Marinozzi in regia. Ovviamente qui sono anche le parole del medico sociale Carlo Dugo. Nella mattinata odierna il calciatore Andrea Bucchi è stato sottoposto a ricostruzione del legamento crociato anteriore e pulizia di entrambi i menischi del ginocchio destro da parte del professor Cerulli. L'intervento svolto presso la clinica Poggio del Sole di Arezzo è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono previsti nei 5-6 mesi. Al capitano l'augurio da parte di tutti i tifosi e di tutto l'entourage biancorosso per un pronto rientro con la casacca numero 9. In bocca al lupo da Teramo Channel, da tutta TV6 al buon Andrea Bucchi, che insomma è vero che bisogna farne a meno perché non c'è, ma la sua assenza è chiaramente pesante, e quando è stato in campo Andrea ha dimostrato tutto il suo valore, non solo come calciatore ma prima di tutto come uomo, e con il carisma appunto del capitano che ha saputo portare nello spogliatoio e in campo. Quindi in bocca al lupo di vero cuore, speriamo di rivederlo dal prossimo novembre in campo. Poi per quanto riguarda il fronte biglietti, ricordiamo che nel settore ospiti i tifosi del Teramo avranno a disposizione 500 tagliandi, e ricordiamo anche che negli ultimi 10 giorni è stato raddoppiato il numero di tessere del tifoso per richieste dei tifosi biancorossi, da 100 a circa 200, tenuto conto che domenica varrà anche l'iniziativa dell'1+1, quindi un tifoso tesserato può portare un tifoso non tesserato e far acquistare anche a lui il tagliando per la prossima partita dell'Aquila. Al Teramo Point, al prezzo di 12 euro e senza diritti di prevendita, sarà possibile acquistare questi biglietti in realtà già da oggi. Quindi insomma è lecito attendersi che questi biglietti del settore ospiti possano andare esauriti, vista la richiesta di tessere del tifoso e visto che mancano ancora diversi giorni a domenica. Io volevo aggiungere semplicemente che dalla curva dei teramani questi stupendi ragazzi hanno fatto il tifo dal primo minuto fino a record, tra l'altro, record assoluto per Teramo. Sono stati meravigliosi, però nella quasi parte 5.000. Delle tribune io ho sentito che sono stati offesi i dirigenti dell'Aquila a più non posso, gridando terremotati a noi. Il Verona ci ha detto terremotati a noi. Ricordo. 7 partite abbiamo incontrato a loro e sempre massacrate. Quindi la parola terremotati non è un gesto, capito, che viene dall'uomo, è la natura che purtroppo è quella che è. E a me è dispiaciuto questo fatto molto, perché quando ci sono dei dirigenti di una squadra, il mio modestissimo punto di vista è devono essere rispettati, perché io sono convinto, come ha detto Giovanozzi ieri sera, questa gente all'Aquila non ci va, a parte il fatto che ci possono andare, perché adesso li hanno messi tutti in curva, quindi vanno sia i tifosi che anche i dirigenti, saranno messi in curva. In realtà, settori distinti dalla parte opposta. Vabbè, rispetto alla tribuna. Io adesso, quindi ci sono gli settori. Non è una vera e propria curva, è settore distinto dalla parte opposta. Vabbè, meglio così, che io pensavo che stessero in una delle... No, c'è solo una curva, sarà quella dei tifosi aquilani, poi c'è la tribuna e settori distinti. È la miglior cosa, così si è tranquilli tutti quanti, perché è un gesto che non va bene. Cioè la prima cosa che io dico sempre ai tifosi, noi ci dobbiamo rispettare, il rispetto è la prima cosa. Perché noi abbiamo un comune denominatore, mi ripeto per l'ennesima volta, che noi soffriamo sempre per la propria squadra, ma offendere gli altri non te ne viene niente, non è che tu offendi i dirigenti poi vinci la partita, non esiste. E poi non si passa come si mette la cosa, alla fine la vai a perdere, perché lassù c'è sempre un dio dello sport, il comportamento corretto è la prima cosa. E speriamo che domenica all'Aquila si possa respirare un bel clima, comunque di festa, comunque di calore e di passione. Tonino? No, io senza, mi raccomando. No, sono d'accordo su quello che dice, il rispetto eccetera, però io sono sempre del parere che quando succedono queste cose c'è il 50% e 50% da ambo le parti, perché non credo che i tifosi teramani, giustamente la parola terremotata è una parola pesante, è un'offesa, però è giusto, però io penso che sia stato anche, da quello che mi sono informato, sia stato anche qualcuno, però adesso non voglio polemizzare, ma voglio solo dire, non mi è piaciuto, e devo dirlo perché io mi sento teramano a tutti gli effetti, le dichiarazioni di un delegato, diciamo, di Lega, un rappresentante di Lega, il signor Gizzi, che ha avuto 22 preferenze da parte del
di tutte le società, ed è giusto che lui stesso al giorno della nomina ha detto che bisogna cercare eventualmente di rappresentare l'Abruzzo, e lui in questo caso lo deve rappresentare, quindi domenica non devono succedere incidenti, perché le frasi dette da lui oggi sono pesanti. Sono pesanti perché non si può dire che la cultura sportiva ce l'ha l'Aquila e non il Teramo. La cultura sportiva ce l'abbiamo tutti, perché noi abbiamo fatto 10 anni di basket, di Serie A, mandiamo tanti ragazzi ad accoglierli, a imparare il basket, abbiamo anche la Serie A di pallamano da 50 anni, quindi la cultura del basket noi ce l'abbiamo, quindi non è inopportuno, l'accoglienza la devi dimostrare tu adesso di accogliere i teramani, perché sei un rappresentante di Lega. Siamo assolutamente convinti che domenica ci sarà un clima di festa all'Aquila, dove i tifosi aquilani faranno il tifo per l'Aquila, i tifosi del Teramo, coloro che riusciranno ad acquistare il Taliando faranno il tifo per il Teramo, e siamo convinti che insomma quello che è accaduto domenica non abbia di che ripetersi, perché sarà così, sarà una giornata assolutamente di festa. Poi chiaramente qualcuno tra virgolette piangerà, qualcuno riderà, perché poi lo sport è anche questo, ci sarà chi potrà festeggiare la promozione in campo e chi no, e magari si affiderà, perché no, al ripescaggio, però domenica sarà una giornata, deve essere una giornata di festa per le due tifoserie. Questo è poco ma sicuro. Lo stesso Gagliani a Firenze è stato apostrofato pesantemente. Però non sono belle ma cose. Per dire, cioè succede anche in Serie A, se non succedesse sarebbe meglio, perché intanto prendersela con dei dirigenti, che senso ha? Io quello che ha detto il mister non lo so, non l'ho sentito. Io mi riferisco solamente alla partita di domenica, sì. E quindi se lui l'ha detto probabilmente... Beh, l'intervista... Allora, torniamo un attimo alla partita. Vi dico anche che siamo già subissati di messaggi. Ora qualcosa magari cercheremo di leggere anche alla fine di questa prima parte, di solito aspettiamo la seconda. Però la cosa so, voglio dire che se lo sfottò va bene, ma dire terremotati è sbagliato, perché non ci piove. Disgrazia può capitare a tutti. Non ci piove, quindi, non ci piove. Anche perché su questo davvero, no, tu volevi chiudere. Sì, volevo chiudere che ho visto molto spesso allungare la squadra olcese e faceva bene, però poi si deve abbassare, perché sennò rimaneva troppo alto sulla linea di difensori e non poteva fare lo scarico con i centrocampisti che stavano troppo bassi. E poi i due terzini esterni dovevano scendere tutti e due in fase, diciamo, in modo basculante, ma perché così portavamo le due ali fino in fondo. Praticamente abbassandoli. Ma c'era anche il timore che con un lancio lungo ti ripartissero. Isolandoli dall'Infantino che stava davanti, quindi preso da due centrali, Infantino non poteva fare niente. Ma il problema è che noi questo sulle fasce laterali molte volte loro coprivano bene le linee esterne, e quindi ci costringeva a fare i lanci dritti, no? E questo l'ha studiata d'arte l'allenatore, perché ho visto che ha fatto delle mosse molto, molto buone, no? Non vediamo soltanto il fatto che si è coperta l'Aquila, però si è saputa coprire. Sinceramente sembrava che noi dominavamo la partita, perché il possesso palla ce l'avevamo sempre noi, però loro stavano lì a aspettare. Quella era la loro partita. Sì. Perché era sapevano... pianificata in quel modo. E poi là c'era un centrale, sì, un po' male. Poi che ho visto Olcese, che è stato tornato a certi livelli. Un po' criticato Olcese, no? Io non è che voglio spezzare la lancia in favore, perché chi lo sa quando SMS mi arriveranno contro. Però io ce la spendo, perché devo dire che in fase di concretizzazione lui non ha concluso, non ha fatto gol. Però mi sembra che sul tiro che ha fatto il portiere l'abbia strusciato un po'. Sì, l'ha smorzata. L'ha smorzata quella palla, e poi Pomante è stato bravo a ricacciarla. Cadere, no? Però a lui ha fatto un grande lavoro anche di copertura sul mediano del Carcione, sì. Perché ha fatto quasi il terzino, cioè si è venuto fin dell'area nostra a prendere i palloni, a mantenere la palla. L'unica cosa che poi lui, diciamo che per dare generosità e tutto, alla fine può darsi che sta un po' con le idee, pecca davanti alla porta, non è freddo nei momenti topici. Però ecco, il problema è un altro, il problema è anche che non abbiamo alzato i ritmi dal portiere fino a metà campo.
E allora loro stavano sempre coperti. Scusami Tonino, è anche vero che il Teramo da inizio anno non gioca con ritmi forsennati. No, no. È una squadra che ama palleggiare, che sì, però poi fa questo tic tac, è un modo di però si deve finalizzare come il Sembrone. No, 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 là non c'è dubbio, però il Teramo ha giocato in sostanza come ha giocato nel corso di tutto l'anno, cioè esempio, con un tipo di manovra che non è una manovra rapidissima. Ci sono due tipi di 4-2-3-1, cioè chi lo interpreta con gli esterni, faccio un esempio, Foglia e De Stefano, mettiamo che è un altro tipo di 4, che si abbassano e vanno a raddoppiare sui terzini, no? Che fanno tutte le vasche da 100 metri, no? Invece noi abbiamo invece due che sono mezze punte, attaccanti, che non si abbassano. Allora che succede praticamente? Che non abbassandosi giù, costringe Coletti a venire a fare i raddoppi su Ciotola, se ci hai fatto caso. Però è chiaro che poi Valentini rimaneva in mezzo solo e De Stefano doveva stringere, però cioè, forse è più facile per un esterno andare a raddoppiare e non umiliare, deve lasciare la posizione centrale e andare a raddoppiare sulle fasce. Però gli esterni del Teramo sono anche un po' anomali, perché Foglia e De Stefano avere gli esterni hanno alti, quasi un 4-2-4, e quelli invece che abbassano come faceva la Roma di gli esterni del Teramo hanno la tendenza ad accentrarsi, sì, c'è poco da fare, sì. Un po' tutti quanti. Poi quello quindi che dice Sembroni, sono d'accordo, perché quando c'è la palla con Coletti è chiaro che il movimento deve essere immediato, si devono abbassare. Ah, se no, allora chi lo dà la palla? Ah, sì. Tu mi detti il passaggio, quello te le dà la palla, ma che mica? Si devono abbassare per forza, perché se no poi gli scarichi non li può fare, no? Allora, non si crea lo spazio alle spalle della difesa. Leggiamo, assaggiamo un po' gli sms, visto che ne sono, scusa, tanti. Un'altra cosa, poi di me, sul calcio d'angolo, 10 secondi. È uno schema da pallavolo, perché c'è lo schiacciatore, cioè quello che si porta quello via, che fa la finta, quello che si porta via due difensori, esatto, e quello che è rimasto solo. Ma esatto, nel caso nostro la marcatura a zona su Infantino, Pomande e quell'altro, i due centrali, forse andavano in più gol a uomo, in zona mista, perché poi quando prendi gol vabbè, ma la palla è vero che ci va la palla dentro la porta, però se tu poi la palla non la attacchi, l'attaccante ha sempre vantaggio. Io non ho fatto la statistica, sempre poi vediamo vantaggio, se l'attaccante sì, di testa. Allora vediamo un po' qualche messaggio, assaggiamo un po' gli sms prima di andare in pubblicità. Per l'Aquila fanno i pullman, o se si va con auto dove parcheggiare c'è una zona protetta? Dateci informazioni precise, grazie Robin Hood. Allora, bisogna ancora fare la riunione anche con il GOS nei prossimi giorni, appena ci saranno informazioni la Teramo Calcio provvederà sul suo sito a pubblicare queste notizie, queste note, appunto, per aiutare i tifosi anche da un punto di vista logistico per questa ad affrontare questa trasferta. Ma se Teramo vince 2-1 si fanno i tempi supplementari? Sì, non contano le reti in trasferta, conta soltanto il divario. Il Teramo se vince con gol di scarto si va ai supplementari, se permane il gol di scarto vince l'Aquila. Il Teramo deve finire la partita con 2 gol di scarto se vuole vincere la finale. Prendete i 4 delinquenti che hanno tirato le pietre e schiaffiateli in galera. Qui pagano gli onesti che devono fare la tessera per 4 scemi, Peter Pan. Perché poi purtroppo è questo quello che è accaduto, perché molte volte ci si chiede ma perché le leggi sono così drastiche? Perché purtroppo accadono ancora cose come quelle di domenica scorsa. Leggiamo un altro messaggio. Io ci credo, deve giocare Righini e Novinic, che sono più veloci nel secondo tempo. Coletti che ha esperienza, tutti all'Aquila, fanno un bus, Pietro. Ripeto, per questo dobbiamo attendere. Non penso che al momento siano programmati degli autobus per questa trasferta. Per sempre ne ero seduto vicino ai dirigenti e mi creda, sono stati loro a provocarci, sbandierando le sciarpette e commentando i cori dei nostri tifosi. È mancato in primis il rispetto da parte loro. Sono 30 anni che vado allo stadio ed è la prima volta che vedo una cosa del genere. Allora, noi ci fermiamo su questo messaggio. Praticamente Gianfranco era allo stadio ma non era presente. No, quindi io ero proprio dal lato opposto. Allora, no, prosegue il messaggio. Allora, le cose pesanti sono partite da lei, signor Valbruni, già da 15 giorni fa, dicendo che a L'Aquila è facile fare calcio perché c'è la ricostruzione. Cioè, con un volto ironico si riguardi il filmato, per non parlare di quando ha detto che all'Aquila il calcio non lo sappiamo fare, sempre ripescati. Azioni il cervello e porti rispetto per primo, visto che si definisce un uomo di sport. Grazie. Allora, ci fermiamo ora.
andiamo in pubblicità, purtroppo Gianfranco non era lì presente, vicino. No, era al lato opposto, proprio al lato opposto, cioè io stavo quasi vicino alla curva. Ok, infatti era una segnalazione che ti volevano fare, però io sono d'accordo con quello che diceva Albruni, che in questi casi poi non è che uno ha più colpa dell'altro, lì la situazione è degenerata. Mister, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e poi ma devo rispondere al messaggio, se no mi alzo e me ne vado. Ok. Cazzo, non feso io. Puntata numero 40 di Teramo Channel, seconda parte. Ringrazio in regia Gilberto Marinozzi, l'ausilio alle camere di Doris Bennato, il coordinamento dell'addetto stampa della Teramo Calcio, Alessio Operoni. Ero in debito con Tonino Valbruni, mi raccomando toni bassi, però so che ci tiene a rispondere all'ultimo messaggio. Ma penso che la risposta l'ho data inizialmente, se poi evidentemente viene mandato un sms senza anonimo, mi fa da pensare che a qualcuno ha dato fastidio il discorso mio. Io dico che non bisogna fare problemi. Io ho solo detto che, essendo un rappresentante di Lega, 22 preferenze da tutte le squadre professionistiche, deve cercare soltanto di spegnere i toni, anche perché al momento in cui è stato nominato lui ha detto che è degno rappresentante dell'Abruzzo. Allora, degno rappresentante dell'Abruzzo significa che domenica, anche se ci sono stati gli episodi, oggi bisognava cercare di spegnere i toni nell'intervista fatta sul Centro e non dire solo esclusivamente che la cultura sportiva e l'accoglienza è stata fatto in precedenza. Quindi è questo quello che dico. Poi il rispetto per i terremotati penso che l'abbiamo dato tutti, perché ci siamo sacrificati tutti. D'altra parte penso che a nessuno fa piacere. Quello che posso dire è che io sono sempre del parere che ho fiducia anche dei tifosi teramani, perché i tifosi teramani hanno dimostrato di avere una cultura sportiva non indifferente, perché 10 campionati a livelli alti di Serie A, ma soprattutto accoglienze fatte con squadre blasonate come Napoli, Genova, Cagliari, penso che sono stati trattati tutti in una maniera migliore di quella che di solito negli stadi si fa. Allora, continuiamo a leggere i messaggi perché siamo inondati e quindi diamo la precedenza agli sms. Possiamo vedere. Complimenti per la trasmissione, condivido la disamina della partita dei due tecnici. L'Aquila è favorita, ma la palla è tonda, tutto può ancora succedere. Un aquilano ex biancorosso. Grazie per questo messaggio, soprattutto se è interessato su entrambi i fronti. Prossimo messaggio. Buonasera, ma perché per colpa di qualcuno si è rovinato un buon rapporto? Invece di andare in tribuna si è scelto come il presidente di andare all'Aquila in curva. Peccato, perché si poteva assistere a una bella giornata di sport e di tifo, perché il Fattori sarà una bolgia. Si prevede il tutto esaurito, se il questore darà l'autorizzazione si prevedono 7.000 posti. Che spettacolo, su questo non c'è dubbio. Se insomma il Fattore sarà tutto esaurito, a maggior ragione si vedrà uno spettacolo di pubblico davvero impareggiabile. Da subito informazione: Righini, suppongo al posto di Valentini, Patierno al posto di Olcese. A questo punto si deve solo attaccare contro una squadra che è costata il triplo della nostra. Avanti, suggerimenti a cappellacci che proseguono. Né rabbia né dolore, solo grazie per il cuore. Alcune donne che molto, ma molto di rado vanno allo stadio dovrebbero conoscere la differenza tra lo sfottò e l'offesa, e quindi me la prendo con chi ha inventato la... Vabbè, qui si sfocia in delle cose, insomma, non condividiamo. Viva le donne ultra, signor sindaco, la prossima volta è stata la casa, dice Javier. Vabbè, questa è una notazione scaramantica, non ce ne voglia il sindaco Maurizio Brucchi, che ovviamente era presente alla partita, data l'importanza. Buona, perché poi se mancano, si dice che mancano, se ci stanno non doveva venire, quindi insomma. Buonasera, un saluto a mister Luzzi, sei invitato da me personalmente a venire all'Aquila a vedere la partita. Valbruni non lo invito, mi è poco simpatico. Massimiliano. Ringrazio. Mister, vabbè. Mi deve lasciare il numero di telefono. Sì, dai, Massimiliano, mandaci il... È vero che c'è il messaggio, quindi lo possiamo prendere da lì. Sì. Ti vuole, ti invita a... questo ci fa piacere, invita a pranzo. Però devo rispondere pure io, perché sono pure io interessato. Sì. Ma evidentemente non lo conosco, però evidentemente se parlate a tavola magari no, ma mi deve vedere, perché a un certo momento non mi interessa che ti sono poco simpatico. Quello che ti posso dire è questo, che la verità purtroppo fa male, diceva Caterina Caselli. Dai, va bene.
Andiamo avanti, prossimo messaggio. Buonasera, sono Andrea Manicomio 00. Gli episodi accaduti domenica in tribuna sono gravi, ma non bisogna fomentare ulteriore tensione, giusto, per la gara di ritorno. Poi può succedere e tutto si può ribaltare, che l'Abruzzo trionfi. L'Abruzzo ha già trionfato dal punto di vista sportivo perché porterà almeno una squadra in prima divisione. Se poi dovesse esserci il ripescaggio per la sconfitta, tanto riguadagnato. Buonasera, sono Silvano, super tifoso del Teramo, da San Benedetto del Tronto. Per quei teramani criticoni, basta criticare sempre, sappiate ammirare il gioiello che abbiamo. Con un po' più di fortuna, senza infortuni ce la giocavamo per il secondo posto. Grazie press e allenatore. E noi ringraziamo Silvano, il super tifoso che forse ci scrive da San Benedetto, se non ricordo male. Né rabbia né dolore, no, questo già l'abbiamo letto, un messaggio di Javier che salutiamo. Quante opportunità ci sono per un ripescaggio? Questa domanda poi la teniamo in canna per l'eventuale perdente e ne parliamo da domenica sera barra lunedì, perché ora la finale è in atto e quindi le squadre devono giocarsi il posto sul campo. Forza ragazzi, dobbiamo crederci, ogni partita ha una storia a sé e loro non ci sono superiori, tutti al fattori. Valbruni sei un grande, Semproni sindaco, fai collassare. Saluti a tutti, Nicco. Grazie a Nicco. Tra l'altro, tornando per un attimo alla situazione precedente, per poi sapere come stanno veramente le cose, bisogna arrivare al 30 giugno e poi vedere le procedure per l'iscrizione ai prossimi campionati, e quindi solo lì si potrà capire effettivamente, perché poi di chiacchiere se ne possono fare tante, ma poi al di là di situazioni di difficoltà patologiche o meno di certe società, e poi alla fine sono le carte che comandano, e quindi se una società presenta anche in extremis tutta la documentazione ha titolo a presentarsi, quindi poi sapere quante ne mancheranno dall'organico di prima divisione al momento non è facile fare una stima puntuale. Torniamo ai messaggi, poi risentiamo i nostri ospiti. Terama, domenica vedrai il terremotato rosso-blu di cosa è capace, vabbè, e che amore ha verso la sua città, ora fantasma. Noi aquilani difenderemo e lotteremo fino alla morte per lei e per il nostro onore che voi avete offeso da vigliacchi. Terama, senza pietà e dignità vi trattiamo. Vabbè, questo è un messaggio che non condividiamo, anche perché insomma, se qualcuno ha offeso è quel qualcuno, certo non tutto lo stadio, quindi questo è un messaggio che assolutamente non condividiamo. Complimenti alla squadra del Latina per aver raggiunto il titolo Berretti nazionale. Bene, complimenti. Battuto il Carpi. Un altro messaggio, poi rifacciamo un giro con i nostri ospiti. Mi spiegate perché a noi solo 500 biglietti, mentre a loro domenica erano disponibili quasi 1000? Crediamoci, sempre Forza Terra. È un fatto di agibilità del settore ospiti. Lo stadio di Piano Daccio ha un'agibilità superiore rispetto al Fattori e il settore ospiti di Piano Daccio ha un'agibilità superiore rispetto a quella del Fattori. Tutto qui, non c'è da questo punto di vista una discriminazione nel trattamento delle cose. Volevo dire per il fattore. Vai Tonino. Del Latina. Sì. Latina, noi ci ha fatti capire che anche noi abbiamo giocatori molto validi, perché noi nel giorno d'andata stavamo terzo o quarto, il Latina stava con noi. Poi a Latina perdemmo 2-1, in casa perdemmo 1-0, però non meritavamo di perdere. Questo fa capire il livello che, dalla Berretti nostra, che loro hanno vinto i titoli italiani, stavamo lì insomma. Sì. Tonino, secondo te quanto il Teramo può credere nella rimonta? Perché ora si tratta di questo, sulla sponda teramana bisogna capire quanto la squadra ha voglia di fare questa rimonta, quanto ci crede a questa rimonta. Tu che cosa pensi? Ma io confido molto nella vittoria del Teramo, perché il Teramo è una squadra che in queste ultime partite, diciamo, lasciamo perdere adesso l'infortunio, la squadra è questa, i giocatori sono sicuramente all'altezza, perché anche gli attaccanti che attualmente stanno giocando, come sono stati bravi a vincere ad Aprilia. Io confido molto, perché la tradizione a volte nel calcio conta molto. Noi nei 16 incontri giocati con l'Aquila ne abbiamo vinte la bellezza di 10, quindi il 3-0 del 1981-82 mi dà molta fiducia. E le altre due gare, 2001 e 2002, abbiamo vinto all'Aquila sia nel 2001 e sia nel 2002, quindi le ultime tre gare all'Aquila abbiamo vinto, se non quella gara giocata quest'anno che c'è stato, mi sembra, che un gol di mano che abbiamo evidenziato tutti. Io sono molto fiducioso del Teramo, sono molto fiducioso, perché il Teramo con questa partita i giocatori devono capire che quanto vale questa partita,
è quasi una partita da Coppa dei Campioni. Da Coppa dei Campioni perché? Perché significa salire di categoria, significa risparmiare sulla società per quanto riguarda il bilancio del prossimo anno, ed sarà molto più difficile. Quindi io penso che tanti teramani devono andare all'Aquila, perché lasciamo perdere adesso gli sfottò che ci stanno nel calcio, che hanno sempre detto eccetera. Io sono molto fiducioso perché la squadra è compatta. Il Chieti, l'Aquila ha perso ben 4 partite in casa, quindi è una squadra che in casa vince poco e ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Gianfranco, tu che anche in sala stampa hai ripetuto il concetto, ma perché il Teramo non tira da fuori area? Intanto, prima di questo aspetto, tu come vedi questa finale? È segnata? L'Aquila è padrona di questa serie o il Teramo può ancora dire la sua? Il calcio è sempre, la palla è rotonda, tutto può succedere, però io credo che l'Aquila rifaccia la stessa partita pure uguale a Aquila. Loro aspetteranno il Teramo e basta, loro quello faranno, perché a che serve attaccare a testa bassa? Non faranno questo, a meno che l'Aquila e il Teramo non faccia un gol nei primi 15 minuti, 20 minuti, la situazione potrebbe... e allora la situazione cambia. Però anche col Teramo in vantaggio di un gol, la sostanza poi per l'Aquila cambia poco. Sì, però incomincia... Magari sì, può esserci un po' più di paura, però... La paura, sai, quando arrivi a 20 minuti, un quarto d'ora dalla fine, una bordata da fuori area, un corner, non si può mai sapere, capito? E perdi, capito? Io ritengo che loro giocheranno la stessa partita, perché non ha senso... Se l'Aquila, il Teramo deve andare con tutte le... come si devo dire, con la massima voglia di onorare la maglia, di onorare i tifosi, tutto, però io ci volevo fare da fuori area, non vedo un tiro da fuori area, mannaggia Santa, voi siete pure a cappellacci, ma fate, che posso fare, tu che puoi fare? Non lo so, dile, gente voi, cioè il limite dell'area di rigore sono 16 metri. Come fai a non tirare? Cioè noi al mare, già le partite, non voglio parlare di me quando giocavo, per l'amor di Dio, perché... non so nessuno, la vita ci vuole fortuna, ma pure le partite al mare ci vuole certe ammazzate, caro mio, da 20 metri, se tu arrivi a 16 metri, non lo so, certo, stiamo parlando della sala, questi qua non tirano una volta, perché il tiro, può succedere l'autogol, può succedere di tutto. Beh, insomma, l'occasione migliore del Teramo è un tiro sbagliato di De Fabritis da fuori area che poi ha originato la palla gol di Olcese. Cioè, bisogna, cioè, devono cambiare mentalità, arrivati, cioè che la palla dentro la porta, non ci porre, va. Il gioco di Zema ci faceva arrivare, quello era il gioco, ci entravi dentro con la palla per il tipo di gioco. Ma loro che non portava hanno... 6 persone in area. Ma infatti, ma purtroppo loro questo, velocizzare il movimento della palla, dettare i centravanti, le punte, il passaggio, scattare e Colette ti va, la palla Colette te la fa arrivare. Poi domenica, comunque, guarda, domenica hanno giocato anche in 8, perdonami, non c'è in 9, 2 persone, in 9 non si possono fare, però chi è la vista, la vista. Se puoi giocare, tu non puoi regalare 2 persone, capito? Non te lo puoi permettere, ti manca un centravanti di ruolo, gli concedi pure 2 persone che fanno, non dico le vacche, ma l'avvicina e come vinci la partita. Anche se poi il io parere che quasi unanime questo trend, ecco. Però Gianfranco, il parere è quasi unanime. Ora non abbiamo il tempo di mostrarvi la rassegna stampa che avevamo preparato, ma insomma molti quotidiani hanno enfatizzato il fatto che il Teramo comunque ha giocato, l'Aquila ha vinto, ma il Teramo ha giocato. Sì, mo te le dico in parole povere, hai fatto una frega di fumo. Capisci a me? Un fumo, l'arrosto è da fare, un fumo, non serve. La frega di movimento non serve. Tu devi concretizzare, da bordare, capisci? Dice Pagliari, non siamo nel pugilato. Dove... Sì, ma deve essere differente, cioè che tu sì, alla fine si dice, però ho giocato una bella partita, però le sono persi, che me ne frega a me, capite? E ti volessimo là un paio di belle castagnole, cioè a me, personalmente, io dico il mio modestissimo parere, non è che si gioca, io 2 persone non le posso regalare, e poi l'allenatore la vede subito quando quei 2 non girano. Ha fatto sempre le stesse, un po' non per criticare Cappellacci, per l'amore di Dio, però lo vedi in mezzo al campo che le 2 stanno a fare vacche, cioè non stanno giocando come devono già giocare. Chissà che magari non abbia fatto queste considerazioni e sull'11 di domenica ci potranno essere delle novità. Tonino. Ma io voglio riprendere quello che ha detto Sembroni, il fatto dei tiri da fuori area. Non vengono fatti perché l'ho spiegato in partenza. Uno Coletti nel primo tempo e uno Foglia dal limite. Io ho detto in partenza, forse... ho detto che se una squadra è chiusa dietro, fa un lancio lungo, è giusto che la punta contiene la palla, la tiene e fa salire la squadra. Ma quando hai passato la metà campo, cioè poi la punta si deve abbassare per fare gli scarichi, per fare i tiri in porta, perché se la punta resta alta sulla linea dei difensori è normale che i centrocampisti che vanno a rimorchio non hanno la possibilità di tirare, questo è. Di modo, sbaglio? Sul Rai... No,
Sul Rai Sport devono usare di più per me. Sul cioè, Rai Sport scusa, Olcese molte volte ho notato questo, che quando prende la palla la tiene, la sa tenere perché poi non gliela toglie. No, Però avendo un compagno dietro, cioè di scaricare di prima, invece di mantenerla, darla di prima, dà la possibilità anche di, a un Coletti o a Valentini di poter diciamo tirare lontano. Ambrosini. Ma se ben ricordo mi sembra che la partita che abbiamo visto in televisione quando fu sospesa, il Teramo stava dominando la partita e mi sembra che non c'era Bucchi. Sì, non c'era Bucchi. Ecco, sì. Quindi devono avere coraggio i ragazzi, devono sicuramente impegnarsi perché hanno tutte le chance per poter battere l'Aquila. Io l'Aquila la rispetto, però non la temo. Non la temo perché il Teramo, a mio giudizio, è nettamente più forte. Questo è un giudizio mio personale. Perfetto. Leggiamo gli altri messaggi. Non so quanti ne abbiamo, ma ne sono tantissimi, ovviamente. Poi quando mi diranno dalla regia che è il caso di bloccare l'acquisizione degli SMS, lo comunicheremo a chi è a casa, così poi non saranno spediti ulteriori SMS. Mi spiegate perché a noi... Vabbè, l'abbiamo già spiegato, il messaggio l'abbiamo già letto. Andiamo avanti. Forza L'Aquila, ragazzi, tutti allo stadio per una giornata di festa. Lasciamo da parte le tensioni, giusto, di domenica scorsa. Dimostriamo che siamo un pubblico che merita la C1, un invito ai tifosi del Teramo di venire in tanti. E speriamo che sia così, un messaggio che ci piace molto e ringraziamo il tifoso aquilano per questo SMS, perché dovrà essere una festa domenica. Come si fa a giocare con due mediani piatti e lenti? Perché Foglia, che è un centrocampista, gioca esterno? Gli esterni li abbiamo, devono giocare Righini e Foglia centrali se vogliamo creare qualcosa. Io ora voglio un attimo rientrare perché parliamo sempre della squadra che si è qualificata per i playoff ed è arrivata in finale, quindi voglio dire, dei valori ci sono, però ora bisogna stravolgere l'11 e... Mister, tu che pensi? No, io non mi ci metto dentro perché Cappellacci deve sapere lui. Ma questo poi perché poi il tifoso giustamente fa il tifoso e quindi... Ma poi io, penso ma io che... non sono un veggente, io dico che all'Aquila dobbiamo fare una partita fuori del normale. Per certo, poter... è vero, scusami, Righini è molto sponsorizzato da diversi tifosi. Righini ha giocato, gioca sempre ha giocato l'ultima partita con la Salernitana, poi non ha più giocato per niente nelle successive tre di playoff. Sì, sì, ma Roberto penso che... Ma perché pure nel Teramo ci stanno i raccomandati? No, scelta no. Meramente tecnica. No, io meramente dicendo, tecnica. No, io penso che un allenatore... Come vanno molti raccomandati, molte società prendono i soldi, capite, da genitori che pagano per i figli, mi sembra strano. Assolutamente il campo, il campo ti dici se va... No. Per come diciamo, ha messo in campo la squadra Cappellacci, che ha raggiunto i playoff, ha superato il primo turno dei playoff, diamogli fiducia. Adesso Righini, Valentini, Pasquale, Michele, lui studierà sicuramente la partita, degli errori che si sono stati fatti, eventualmente se ce ne sono, nella partita d'andata, sicuramente Roberto studierà nei minimi particolari e sa dove potrà colpire, come l'ha dimostrato ad Aprilia. Io voglio dire una cosa, che non so le previsioni del tempo come saranno per domenica, ma dicono che giovedì venga 30 gradi, perlomeno ho sentito al telegiornale. Può darsi pure che la partita sarà un caldo, molto caldo, e io all'Aquila, qua in casa, per 20 minuti l'ho visto un po' in affanno. Non vorrei sbagliare, ma... Quindi tu questo... punti a una partita magari anche prolungata supplementare. Noi dobbiamo giocare a ritmi alti, noi possiamo perdere 4-0, 3-0... Ma il Teramo non ce l'ha, cioè, voglio dire, dobbiamo attaccare per vincere e basta, perché non... inutile stare lì, tanto prima o poi il gol lo prende lo stesso, quindi giochiamoci la partita come si deve, è una finalissima e basta. Va bene, quindi insomma Righini, poi lui saprà gioca Nominic, non gioca Coletti, lui saprà poi... meglio chi deve giocare Cappellacci, perché uno che ha il termometro dello spogliatoio sa benissimo chi sta in condizione e chi no e chi non ce l'ha. Ma oggi tra l'altro il presidente Campitelli è stato allo stadio alla ripresa degli allenamenti, sì, e ha parlato alla squadra una ventina di minuti almeno... prima che la squadra tornasse in campo per riprendere la normale settimana. Ma quindi poi il presidente ha voluto dare un'ulteriore carica ai giocatori, anche perché ha fatto un grossissimo campionato il Teramo. Ma non c'è dubbio, noi giustamente qui parliamo, no, Gianfranco, perché poi i tifosi ci danno questi spunti, ma parliamo sempre di una squadra che ha raggiunto questo traguardo, che non è un traguardo definitivo, che è ancora migliorabile, però queste indicazioni poi ci stanno sempre, no? Metti Righini, metti Novi, la fregatura di quando tu arrivi, no?
è come quando mi la pasta crossover, se ne infila la scarpetta. È vero. Capisci? Io sono perfettamente innamorato della scarpetta. No, se uno ne capisce, io capisco benissimo. Il fatto che ha detto lui, in pratica sono d'accordo con Pagliari, perché effettivamente è pugilato, è vero, contano i punti, qua come ne fai gol. No, volevo dare una chicca importantissima che ci dà fiducia a tutti i tifosi teramani. Nei 5 campionati che il Teramo ha disputato con questa società, in 180 gare il Teramo ne ha vinte 110, 37 pareggi e solo 32 sconfitte. Addirittura... Da che anno si parte? Dal 2008. 2008-2013, 5 anni. Tonino Valbruni ha contribuito. Ho fatto una statistica a livello italiano, siamo la prima squadra, addirittura abbiamo superato la prima squadra del nostro campionato, che è la Juventus, che ne ha fatte 190 gare, 102 vittorie, 52 pareggi e 41 sconfitte. Quindi, ragazzi, bella statistica, complimenti. Noi siamo i migliori. È dalla Cina, America. Battere il Teramo sarà difficilissimo. Hai ragione. Sì. Tonino Valbruni sprezza ottimismo da tutti i poli. Io invece posso fare la statistica che non è il massimo. Domenica a dirigere la partita sarà Aureliano di Bologna, che quest'anno ha diretto una sola partita in seconda divisione. Campobasso Teramo 1-0. Bravissimo. me la metto lì. È un quinto anno, quindi uno che. No, però deve salire, poi non sale. Sono d'accordo, però se gli sei stata data. Ma se ne va a vincere squadre fuori casa. No, però se gli sei stata data, se gli sei stata data la partita Perugia-Pisa. È vero, 2-2. E Sorrento-Prato. Due playoff di C1. Playoff è un arbitro bolognese che non è male. E i bolognesi ci portano fortuna. Ah sì? Non abbiamo mai perso con i bolognesi negli ultimi 3 anni. Quindi tu compensi quello che negli ho detto ultimi 3 anni. Ho fatto una statistica del Gianluca e Aureliano. Negli ultimi 3 anni i bolognesi non hanno col Teramo, a parte diciamo quel Campobasso, se non abbiamo mai perso. Ma Campobasso ha battuto pure l'Aquila. Va bene. Insomma, a tutto tondo. Torniamo a vedere i messaggi. Abbiamo un altro paio di minuti prima di andare in pubblicità. Poi vi annuncio che nell'ultima parte vi mostreremo un estratto della conferenza stampa tenuta questo pomeriggio dal direttore sportivo del Teramo Marcello Di Giuseppe, una conferenza improntata anche in questo caso all'ottimismo, ma poi insomma la potrete ascoltare nell'ultima parte. Messaggi. Un caro saluto a tutti voi con la speranza che il mio viaggio all'Aquila sia vincente. Ai supplementari, io credo che ancora si possa fare. Ciao Antonio De Santis, un saluto e un abbraccio caro. È stato con noi la settimana scorsa. Ciao Antonio. Spero che Olcese domenica non gioca, altrimenti è meglio giocare in 10, dice questo tifoso impietoso nei confronti dell'attaccante argentino che più volte insomma è stato anche indicato come colui che potrebbe segnare il gol promozione. Fa ancora in tempo il Cese nel caso. Ma questo ragazzo è bravo con i piedi, la palla non c'è la dubbio che sia bravo. Deve essere più cattivo, puntare la porta. Sembra eri proprio bello in tribuna, ma la ciabatta dove l'hai comprata? La cravatta. PS, non ho sorelle, un amico di te. Ma se manca le tenebre la cravatta? Se vedete che la camicia bianca non portavo cravatta, ma questo è ciccato, lascia perdere. Voleva evitare la sorella dicendo che non c'era la sorella. No, lui dice, non baci queste sorelle, anche perché certe volte sono molto scherzoso. Ma non la portavo la cravatta, stacci attenti insomma. Ah, va bene, ma forse vedi che ha scritto la ciabatta. Domenica, mi è andata male a me il mio percorso che ho fatto da Pescara. Quello mi è andata, già lo sentivo io. Io sono andato, che dovevo andare a messa, io non sono cattolico ma cristiano, è differente. E lo dico sempre, però vado a messa per avere quel momento mio particolare per l'anima. Va, arriva a sto benedetto Canzano, quello che ha fatto non ha chiuso lo prete la chiesa, perché mi hanno detto, le ho chiesto a qualcuno, dice d'estate a Canzano, messa a Canzano, la messa alle 11:30 non si fa, frega, te lo prete già va a Romare. Ma come la mattina e fa la messa, no? Non ho capito. A Ferragosto chiediamo al presidente Campidelli di intercedere presso il parroco di Canzano. Mi ha detto perché... male, poi non avevo il tempo di trovare qualche altra parte, però devo dire che Canzano, complimenti al sindaco perché ti ha dato una mazzata
venerdì a quarto d'orario. Francesco Di Marco. Un paesino meraviglioso, di una pulizia inaudita. Invece ci sta un altro paese che tenga una botta, non si indica. E gli dai appuntamento a venerdì sera? Sempre appuntamento venerdì, noi, venerdì sera, se Dio vuole. Domenica mettetevi i tappi di cera, altrimenti vi si sfondano i timpani. Quindi vuol dire che ci sarà grande casino. Oh, leggiamo questo, poi ci fermiamo e andiamo in pubblicità. Ah, solo che sarà una maratona a leggere. Ci è mancato solo il gol, che sicuramente faremo all'Aquila, ma uno solo non basta. Qui non l'hanno preso veramente per pura casualità, sono tranquillamente perforabili in difesa, nonostante lo strepitoso catenaccio, peggio di Trapattoni, adottato dal grande mister Pagliari, che è forte. Pensate a uno squadrone che ha nelle proprie fila Ciotola, Infantino, Ripa, Improta, non hanno mai superato la metà campo. Oltre al gol un solo tiro di Ciotola, poi solo e solo catenaccio. Crediamoci, non sono niente, siamo molto più forti. A livello atletico loro scoppiati, ma soprattutto, scusatemi, se sono ripetitivo, sono scarsi. Non hanno gioco, solo nomi e niente più. Tutti all'Aquila. Pagliari, giocatela. Però io devo dire una cosa. Allora, io sono convinto del fatto che l'Aquila non giochi granché bene, ma è anche vero che Pagliari è stato chiamato per rimettere a posto le cose e portare l'Aquila in prima divisione, che è quello l'obiettivo. E Pagliari non ha il tempo di dare gioco, un gioco bello, spettacolare all'Aquila, che avrebbe i mezzi. E infatti, ma, in tutte le punte, ma è stato perso tempo prima. Pagliari sta facendo un grandissimo lavoro. Intanto, quando è venuto, con tutte le punte che c'ha, perché ce n'ha 5, mi sembra. Lui deve fare il risultato. Ha capito che deve fare il 4-3, perché almeno non poteva continuare il 4-4-2. Perché non solo, perché hanno anche recuperato Iannini. Bravo. Iannini giocano Menicozzo, Carcione, davanti c'ha quel potenziale. Poi anche quantità e qualità. Sta facendo il massimo Pagliari. Certo, se l'Aquila non gioca un grande calcio non è per merito di Pagliari, che invece sta facendo il massimo. Volevo aggiungere che Olcese, anche se bistrattato, ha giocato su il mediano, come si chiama? Carcione. E un sacco di volte, diciamo, ha coperto questo mediano che veniva su. Quindi diciamo pure non trattiamo male questo giocatore, perché se quella palla di testa è passato pochi centimetri di palo, non è che lui non ha tirato, poi, non è fortunato nei momenti dopo. Scusate, che siamo 2 minuti e mezzo oltre. Energie ad aiutare. Devo andare in pubblicità. Abbiamo cancellato il numero di messaggi, non acquisiamo più, ne abbiamo ancora oltre 40 da leggere. Andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte. Allora, ultima parte di Teramo Channel, puntata numero 40, come preannunciato andiamo ad ascoltare la conferenza stampa del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e poi rientriamo e andiamo fino alla fine con i messaggi, ne abbiamo oltre 40 blindati e dobbiamo leggerli insieme a voi. Allora, Marcello Di Giuseppe. Quanto veramente crede il Teramo in questa rimonta? Quanto è difficile? Difficile sicuramente, però è altrettanto vero che noi ci crediamo forse anche di più di quello che credevamo prima la partita di domenica, perché comunque la partita di domenica ha dimostrato che noi non siamo inferiori all'Aquila. L'Aquila è una grande squadra, lo siamo anche noi, con tutti i nostri pregi e difetti che comunque ci stanno nel calcio. È una partita secca e come tutte le partite secche ci dobbiamo aspettare il meglio e comunque può succedere di tutto, quindi noi crediamo nella possibilità sicuramente di fare una grande figura come l'abbiamo fatta domenica e quindi di disputare una grandissima prestazione. Quello che è successo anche sugli spalti, ritieni che si potrà ripercuotere anche su questa partita di ritorno, questa tensione forse eccessiva? Ma io, al di là della tensione, penso che comunque la tensione ci sarà. Quello che è successo sugli spalti domenica io non l'ho vissuto in prima persona, quindi più di tanto non posso dire. Però è chiaro che queste sono partite in cui aspettiamoci che tutta l'Aquila si compatterà, che ci sarà il pubblico delle grandissime occasioni come c'è stato domenica scorsa a Teramo, quindi ci sarà un clima giustamente dove da parte loro soprattutto, che giocano in casa, c'è grande attesa per poter festeggiare un avvenimento storico importantissimo. Però poi io sono abituato a pensare che vanno 22 giocatori in mezzo al campo e quello è quello che mi interessa. Io mi auguro che sia una giornata di sport perché è ovvio che sia così. Però oggi penso che alla fine
quello che potrà essere il contorno non, sicuramente non deve in nessuna maniera condizionare quella che sarà la realtà del campo. Sarà più importante fare due gol subito o magari cercare di allungare la contesa anche supplementare? Ma se siete tifosi del Teramo fate voi, per me è indifferente, scegliete anche il minuto. Sarà importante premere sull'acceleratore, farà caldo, sarà sicuramente la giornata ideale per comunque, non si può più mentire, cioè chi più ne ha più ne mette. Noi sicuramente metteremo tutto quello che abbiamo ed è tanto, perché abbiamo ancora tanto da dire. Quindi poi sappiamo che giochiamo con una squadra fortissima, una squadra che però non dimentichiamoci che è arrivata solamente un punto sopra di noi in campionato. E il campionato non mente, quindi un punto è il divario è minimo e infatti le sfide sono sempre state sfide equilibrate. Domenica l'episodio è stato a loro favore, c'è il secondo round in cui noi crediamo non ciecamente di più. Da lunedì inizierai a pensare al tuo futuro magari? Ma io al mio futuro ci ho sempre pensato, ci penso perché chiaramente il futuro è una cosa importante per ognuno di noi, però sono orgoglioso di quello che ho fatto in questi 2 anni a Teramo, ho sempre detto ringrazio la società, il presidente, il direttore Massimo D'Aprile che mi ha dato questa grande opportunità, sono orgoglioso di quello che ho fatto e soprattutto dei ragazzi che sono stati straordinari e non dimentico nessuno in questi 2 anni che sono stato a Teramo. Quindi poi per il mio futuro, io sono convinto che si possa ancora, innanzitutto ripeto, c'è una partita domenica che può veramente cambiare la storia di tutto il calcio teramano e sono molto fiducioso. E il futuro io lo vedo roseo, per me come per la Teramo Calcio. Prima dei messaggi andiamo sul sito dell'Aquila Calcio, le decisioni del GOS, tra le altre cose non leggiamo per intero, però il GOS ha espresso parere positivo per la videosorveglianza e per il prefiltraggio, pertanto la capienza potrebbe essere ampliata, la capienza ovviamente dello stadio Fattori, se ne discuterà in prefettura, la biglietteria classica della tribuna verrà chiusa e spostata in un container nei pressi del bar dello stadio per permettere di perimetrare la zona per il prefiltraggio. Poi ancora... il GOS ha deciso che non sarà consentita promiscuità dei settori, per tale motivo sarà consentita la vendita dei biglietti per i tifosi del Teramo solo nel settore ospiti, abbiamo detto già 500. Stesso discorso per gli italiani degli accrediti riservati ai tifosi del Teramo, confermata la possibilità di aderire all'1+1, porta un amico allo stadio fino al sabato con esclusione del giorno della partita. E poi punto di vista della viabilità, il traffico verrà interdetto dalle 10 di domenica mattina in viale Gran Sasso in direzione Fontana Luminosa. Il traffico lungo tutta la strada invece sarà interrotto dalle 13 sino al termine della gara. Però insomma, poi questo comunicato è consultabile sul sito dell'Aquila Calcio. Andiamo a vedere ora i messaggi, i tantissimi che abbiamo ancora da mostrarvi. Sempre grazie a Gilberto Marinozzi. Sera a tutti, sinceramente domenica ho visto una sola grande squadra e sono sicuro che Olcese si sblocca proprio al Fattori. Sono veramente convinto che possiamo fare bene, forza, diavolo e tutti all'Aquila. Raffaele, avanti. Non abbiamo molto tempo di fermarci e commentare, però li vogliamo leggere il più possibile. Attenzione, per favore qualcuno dica che al momento dell'annuncio, peraltro poco chiaro, del minuto di raccoglimento non si era capito nulla. Occhio perché iniziando dagli aquilani che sembrano non sapere dove e come attaccarci, anche altrove stanno additando i tifosi per quei cori durante il raccoglimento. Forza Teramo. Beh, però lì, insomma, la curva mi ha fatto partire degli applausi proprio interrompendo il minuto di raccoglimento. Complimenti a Semproni in tribuna con il cuscinetto del Pescara numero 1. Per i ragazzi provarci non costa nulla. Da quando il Liverpool ha rimontato 3 gol in 6 minuti a quel Milan non ho creduto più nei risultati chiusi. Anche il Lanciano a Trapani l'ha dimostrato lo scorso anno. Forza Teramo, Lorenzo. Avanti. Il Lanciano. È vero, Lanciano vinse 3-1 a Trapani. Sì, è vero, in inferiorità numerica. Sempre, ma chi te la fa la barba? Vabbè, la barba mi sembra ben... Spesso e volentieri vado dalla sorella io. Sempre... Normalmente la sera. Le mitiche sorelle. Luzzi, al torneo c'erano ragazzi di Colle e Ponte. Molto bravi. Il numero 10 del Colle in 2 partite ha fatto 2 gol. Il numero 7 del Ponte è molto bravo. Ok, segnalazioni per il mister. Avanti.
Comunicato a tutti i tifosi del Teramo, domenica prima di partire per L'Aquila siete pregati di procurarvi le chiavi più grosse che avete, perché proveremo ad aprire il grande catenaccio adottato dal grande mister Pagliari. Gioco scandaloso. Avanti, lettura simpatica da parte del tifoso biancorosso. Tutto è iniziato per colpa di un dirigente dell'Aquila, ancora, sputato eccetera eccetera, basta, non ne vogliamo più parlare. Avanti. Siete dei giornalisti opinionisti molto professionali, non capisco perché l'avete tanto con L'Aquila, vinca il migliore Paolo. Non ce l'abbiamo assolutamente con L'Aquila, questo è poco ma sicuro, anzi abbiamo grande ammirazione nei confronti della squadra e della società aquilana. Non è una giustificazione l'assenza di un solo giocatore perché altri due attaccanti li hai comprati e il loro compito è fare gol, ma rimontiamo come Lancione Lumezzane. Antonio, avanti. Avanti, avanti. Buonasera, L'Aquila vincerà, ma noi abbiamo vinto e vinceremo col tifo e il cuore. Per fortuna ci dovevano invadere. Ancora avanti. Né TV6 e altre TV non hanno fatto nessuna sintesi della partita. Chi non può permettersi di andare allo stadio? Aspetta e spera. Grazie Campitelli e dacci la diretta. No, domenica abbiamo fatto la sintesi, ma la sintesi come servizio. Per domenica stiamo a vedere. Avanti. Tutti all'Aquila, loro hanno troppa paura di noi, per questo Pagliari si è difeso perché un mese fa, quando hanno provato a giocarsela, li abbiamo messi sotto alla grande. Avanti. Mi dispiace per voi, ma anche terremotati siamo più forti, dal capoluogo d'Abruzzo. Avanti. L'Aquila solo nomi e niente più. Avanti. Semproni, solo con te il tifo non va in vacanza. I tifosi abruzzesi ti ringraziano. Un pronostico, L'Aquila Teramo. Saluti a tutti. Poi lo facciamo fare prima di chiudere a Gianfranco, ma anche ai due mister. Ma sui calci d'angolo sono degli schemi o è Coletti che non alza mai la palla? Mister, spiegami tu perché se non è così non è meglio che li calcia un altro? Vi ricordo che il Teramo per tanto tempo ha retto grazie agli schemi da calcio d'angolo calciati da Coletti. Poi magari non sempre potrà andare bene. Sempre tu hai fatto l'ultra come me, ma io dell'Ascoli, quando si va in un settore che non è la curva ospite si sta muti e tu lo sai. Se vengo in tribuna a pescare e faccio lo spendito, giustamente le prendo. Lettura curiosa, insomma. Ma non è vero, se vieni da fianco a me ne vieni... C'è là la protettrice di Gianfranco. Non ti tocca nessuno, state tranquillo. Signor Luzzi e signor Costantini, competenti e gran signori, complimenti, forza L'Aquila, ci mancherebbe. Grazie a lei che ci segue dal capoluogo d'Abruzzo. Mister Valbruni, sei veramente il migliore. Quell'altro, quello che ha scritto cosa era Massimiliano, sicuramente. Ah, tu dici? Al 100%. Il signore con la maglia rosa che parla tanto di civiltà, dove stava domenica mentre ci tiravano le pietre? Punto di domanda. Vabbè, sicuramente era allo stadio, mister Valbruni. Avanti. Valbruni, le offese ci sono sempre, ma come fai a usare parole che rappresentano distruzione, dolore, sofferenza, ma soprattutto morte? Ci sono state 300 vittime. Tu prima di tutto, come... vabbè, io non penso che il mister abbia usato... Assolutamente. No. Se ha capito questo l'amico tifoso, c'è stato sicuramente un fraintendimento, perché nessuno ha inteso offendere in questo modo, nella maniera più assoluta. Avanti. Robin Hood, ti stiffa sott o te la mano? Forse Robin Hood è quello che scrive, tifoso del Teramo che scrive. Perché non dite che i tifosi del Teramo durante il minuto di silenzio hanno oltraggiato e offeso noi aquilani e la memoria di un morto? Dite le cose come sono andate. Sottoscritto non risulta, ma penso che non risulti. Io l'ho visto, ho sentito solo che hanno sono partiti dei cori dalla curva, ma non erano cori contro l'acqua. No, assolutamente. Tutti i teramani hanno dimostrato un senso di umanità e accoglienza straordinari quando gli aquilani sono stati colpiti dal terremoto. Solo per tutto quanto hanno fatto meriterebbero una riconoscenza eterna da parte di costoro. Una maggiore umiltà ed educazione non guasterebbe neanche nello sport. Imparate che non vi è tutto dovuto e ringraziate qualche volta. Siete un popolo arrogante, vabbè, pure questo non è che ci condanniamo i gesti estremi, sicuramente, ma tutto il resto. Pagliari Catenacciaro. Ok, avanti. Zona industriale di Sant'Atto, un'importante azienda di serrature, lucchetti e catenacci cercano personale con esperienza. Se Pagliari dovesse rimanere senza squadra, può tranquillamente inviare curriculum. Grazie. Altro messaggio davvero squisito. Basta polemiche, domenica grande festa e pubblico delle grandi occasioni. Spero di vedere settore ospiti pieno. Il pubblico aquilano risponderà alla grande. Forza L'Aquila e complimenti per la trasmissione. Grazie a te, amico che ci segui dall'Aquila. Avanti. E comprendi il fatto che questo è Teramo Channel. Quindi dall'inizio dell'anno si parla di Teramo in questa trasmissione, ma si rispettano tutte le realtà, soprattutto quelle abruzzesi,
e siamo fieri di aver avuto squadre come Teramo, L'Aquila e Chieti che sono arrivate fino in fondo. Campidelli e Semproni, per domenica vi riserviamo due posti in tribuna VIP. Spero che Semproni venga almeno una volta all'Aquila a vedere una partita. Non possiamo aspettare il derby con l'Aquila. Gianfranco, ma se ci sono stati 3 anni all'Aquila per una trasmissione, 3 anni con... Sì, ma loro ti vogliono al Fattori. Giulio Nardi, bravissimo. Con Giulio Nardi, collega Giulio Nardi. Però loro non ti vogliono stare. Non lo so, se riesco a sgaggiarmi domenica. Passi da Canzano. No, stavolta... Fai la tua pregherina e poi... No, da Canzano in Giva, no. Farò un altro tragitto, un altro ma tragitto. Dipende... Da Capestrano. A sganciarmi, esatto. A Capestrano o Fena, dai, ti do un consiglio. Signor Valbruni, mi dispiace, ma lei riguardo il calcio rappresenta l'intima essenza dell'ignoranza. Vabbè, un'offesa che non condividiamo nella maniera più assoluta. Rispondiamo noi per te, mi sembra. Valbruni, anche perché che devo vederlo in faccia. Mauro? Ha visto la partita e l'ha commentata da opinionista quale di questa emittente. Valbruni non lo invita di più, è negativo, è lui che mette il carico. Accusare Gizzi in televisione e spegnere i toni? Comunque, non sono un anonimo, mi chiamo Antonetti Massimiliano, quello di prima. Uno dei primi messaggi a cui aveva risposto il mister. Non ha risposto quando ha detto che all'Aquila è facile fare calcio perché c'è la ricostruzione, ma mi pare che il mister non abbia detto queste cose. Ma io penso una cosa, questo Massimiliano evidentemente c'ha i minuti gratis da Telecom. No, vabbè. Scrivi messaggi. Siamo noi a dire sì, scrivete, però quindi. Sono offese dirette e le offese rispondo soltanto tanti nemici, tanto onore. Va bene. Messaggi, non so quanti ne mancano, chiedevo lumi a Loris e a Gilberto. Quanti? 12. Ah, ok, una dozzina. Tu con la maglia rosa batta a dormire, non tu ne aspettiamo, vabbè, no, questo veramente non facciamo ripassare però questi messaggi, un po' di attenzione. Ciao Gianfra, ti seguo sempre tutti i venerdì, ma ti seguo da anni, ti devono leggere, suppongo. Presidente della Regione Abruzzo, Gianfra, Mirko di Teramo. Non ambisci o ambisci? No, comunque una cosa sto facendo un bel cliché di a muso duro, quando prima forse manderemo in onda venerdì, e se ci sta qualche uno che te le soldi faceva pure un partito a muso duro, più di questo, a indignare purtroppo, che posso fare? È giusto, non è insomma, che pure ti ha aiutato anche Francesca Testi, la nostra Francesca, nel fare sì, beh, quella è stata bravissima Francesca quando ha fatto, è lei che ha fatto il DVD. È brava Francesca. Semproni, coerenza zero, tempo fa ammiravi la mia squadra, la tifoseria 2 anni fa dicevi se non era per le 2 vittorie contro il Pescara retrocedeva, adesso ti dispiace per la nostra retrocessione, forza Ascoli, Mariano, Tortoreto Lido, Valvibrata, Bianconera, quindi è un tifoso dell'Ascoli. Beh, che so detto? Non lo so, forse ti stava simpatico l'Ascoli e ora no? Non è vero niente, mi è stato sempre simpatico, sono stato amico del loro presidente. Beh. Ho fatto un sacco di volte l'antidoping, non vedo perché, assolutamente, questo si vede che una tribuna, capite che... Un po' disattento, dici tu. Molto disattento, ma poi può darsi che stia incantepati, che può succedere. Comunque, queste cose, dimmelo in faccia, no, tu, è bello, tu me lo vieni a dire in faccia le cose che non vere, dopo vedi che ti succede. Tu dimmi le cose come va, state tranquilli. Basta riferimento alla tragedia aquilana, che è una tragedia anche nostra, assolutamente sì. Fuori l'idoti dagli stadi, all'Aquila per vincere, sottoscriviamo. Avanti. A Valbruni, ma ci viene all'Aquila che parli tanto? Volentieri. Avanti. Ma domenica chi uscirà prima dallo stadio? Teramani o gli aquilani? Oh, queste sono disposizioni di sicurezza che insomma, poi saranno diramate. Notizia di servizio, ad oggi circa 1700 biglietti per gli aquilani, 24 i biancorossi. Si spera solo che quei delinquenti che domenica tiravano sassi in autostrada domenica non rovinino tutto. Speriamo di no. Avanti ancora, siamo in dirittura d'arrivo. Caro Valbruni, come può definirsi un uomo di sport se in panchina lei era sempre il primo a mancare di rispetto agli avversari, agli arbitri e a volte anche ai suoi stessi giocatori? Mi meraviglio di chi permette a lei di parlare di sport inteso come principi di realtà e sportività, visto che lei non è un esempio positivo. Semproni sei il top, ma io penso che il mister abbia... No, ma è evidente, ma io sono un nemico loro perché ho ma avuto... Forse, ma non è detto che no, sia stato scritto... No, ho avuto la fortuna... Speriamo che ci riesca anche il Teramo. Col Penne abbiamo vinto 3-0, abbiamo vinto col Pianella, ci ho vinto pure all'Aquila, quindi 2 partite ci ho vinte sempre, non ci ho mai perso. Evidentemente vatti a rivedere la storia del calcio aquilano. Ma stiamo facendo polemica, Valbruno non gioca, non è l'allenatore del Teramo, il Teramo deve vincere. Andiamo a esaurire gli ultimi, quanti? 4. Per Semproni, che ne pensi della stagione del Chieti?
Stagione del Chieti buono, ha fatto una grande stagione. Ah, mi aspettavo. No, ha fatto una grandissima stagione, solo che non mi è piaciuto la partita finale. In casa. Ho mio parere, ma me lo tengo per me, perché è andata così quella partita. Andiamo avanti. Leggiamo gli ultimi messaggi. Il Teramo domenica ha fatto una partita ottima, sono rimasto positivamente impressionato dalla personalità con cui ha giocato, senza mai buttare la palla. Peccato che manchi una punta, Olcese non mi sembra all'altezza, l'Aquila è stata penosa dal punto di vista del gioco, forza Teramo. Ce n'è un altro, l'ultimo? Da quando saranno disponibili i biglietti, scrive Manuel, sono già disponibili, quindi domani puoi andare tranquillamente al Teramo Point e se hai la tessera del tifoso acquisti il biglietto, 12 euro senza diritto di prevendita. Se non hai la tessera del tifoso vai con un amico che ha la supporters card e potrai acquistare anche tu il tagliando per uno dei 500 posti riservati ai tifosi del Teramo. Siamo in dirittura d'arrivo, pronostico. Gianfranco, te lo chiedevano anche da casa con un sms, te la senti di fare un pronostico? No, perché non indovino mai i pronostici, quindi no. Evito. Per te le squadre abruzzesi evito, perché non ripeto, non voglio essere amico di nessuna tifoseria, specialmente. Assolutamente. Io rispetto tutto. Tornino sono i giocatori che devono giocare. Ma niente, io sono orgoglioso. Sei molto fiducioso, già l'hai detto. No, sono fiducioso, sono orgoglioso di essere teramano puro sangue e spero che il Teramo vinca, perché logicamente se uno ha dato tanti anni al Teramo è evidente che vuol festeggiare questa vittoria nel centenario. Allenatore, giocatore e teramano. Ma è evidente, è io ho il sangue bianco rosso. Se io faccio le endovenose mi esce rosso. Rosso forte, non blu. Rosso. Prima Luzzi, pure lui. Ma io faccio un appello ai tifosi di un comportamento nell'etica dello sport, che di comportarsi bene sia gli aquilani che i teramani. Perché vorrei andarci. Ma dicevo di comportamento esemplare sia da parte dei tifosi teramani e sia da quelli aquilani. Siamo ospiti, naturalmente avevo detto prima in precedenza che Teramo deve fare una partita superlativa e poter vincere. Io me lo auguro, però una partita aperta a ogni risultato. Va bene, grazie a Tonino Luzzi, grazie a Tonino Valbruni, grazie a Gianfranco Semproni. Festa del calcio abruzzese, dello sport in generale, quella del Fattori, domenica prossima ore 16 per la partita che deciderà chi tra l'Aquila e Teramo salirà in prima divisione e chi non lo potrà fare, magari dovrà affidarsi al ripescaggio. Grazie anche a Gilberto Marinozzi, a Loris Bennato, ad Alessio Peroni che ha coordinato la trasmissione, a voi che ci avete seguito. Ci ritroveremo ovviamente martedì prossimo per il 41esimo numero di Teramo Channel. Buonanotte.